Buon pomeriggio cari telespettatori, bentornati a Primo Cittadino. Come sempre siamo in diretta per questo programma dedicato ai sindaci del territorio. Oggi è nostro ospite il sindaco di Mondavio, Mirko Zenobi. Bentornato sindaco. Buon pomeriggio a te Simona e a tutti i telespettatori di Fano TV. Potete intervenire in diretta come sempre telefonando allo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio, meglio se su WhatsApp, al 338 49 68 250. Oggi dedicheremo un'ampia pagina sindaco ai lavori pubblici, grazie soprattutto ai tanti finanziamenti legati al PNRR ma anche alla Regione, grazie appunto dei bandi che sono stati vinti. Ma le vorrei chiedere innanzitutto in questo anno e mezzo quante sono le risorse che siete riusciti a intercettare e ad aggiungere? Sì, nell'ultimo anno e mezzo, due, siamo riusciti complessivamente a totalizzare 4 milioni e mezzo di contributi che vanno, diciamo, dall'efficientamento energetico, alla manutenzione degli edifici, alle scuole, agli impianti sportivi e cimiteri. Quindi veramente è stato un lavoro importante che ha portato avanti l'amministrazione con tutta la macchina amministrativa, anche perché poi il nostro ente, come tanti, stanno avendo una riorganizzazione complessiva data da tanti pensionamenti, dalla difficoltà anche nel reperire nuovi dipendenti, soprattutto tecnici. Ecco, ha citato appunto le scuole, proprio a queste, in particolare alle ex scuole medie, vanno i contributi più importanti. Sì, diciamo che 2 milioni e 800 mila euro siamo riusciti su due linee di finanziamento differenti, siamo riusciti ad ottenerli sulle vecchie scuole medie Luigi Grilli, che attualmente stavano ospitando la scuola dell'infanzia di Mondavio e l'asilo nido. Vediamo l'edificio nelle immagini, una scuola dismessa da tantissimi anni che non aveva mai trovato, diciamo, completamente una conversione. E abbiamo partecipato a due bandi, uno del Ministero dell'Interno per l'adeguamento sismico dell'edificio, in virtù proprio del fatto che ci fosse sotto un locale di una scuola, e per complessivamente un importo da 1.100.000. E poi abbiamo partecipato a un altro bando del Ministero dell'Istruzione due anni fa, che dava dei contributi per la riconversione di edifici scolastici presso servizi legati sempre in questo caso alla fascia 0-6 anni. Nel nostro caso noi abbiamo proposto una progettualità per la realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia da 1.700.000 euro complessivamente. Ci è stato aggiudicato, questi lavori sono stati appaltati, sono partiti nel mese di dicembre con tanto impegno e difficoltà anche da parte di alcune associazioni. Ci tengo qui a ringraziarle perché poi nel tempo questi locali sono stati dati ad utilizzo come magazzino, no, di alcune associazioni, soprattutto il primo piano, il piano, diciamo, interrato, e quindi in tanti anni, come dire, si è accumulato tanto materiale che poi in poco tempo abbiamo dovuto liberare per dare avvio al cantiere. Il centro polifunzionale per la famiglia, che nascerà al primo piano, è un progetto innovativo che vedrà l'impegno anche sicuramente della futura amministrazione, perché questo 1.700.000 complessivamente verrà destinato per la realizzazione del rifacimento completo, diciamo, del primo piano, quindi tutto quello che riguarda l'impiantistica, l'adeguamento delle norme antincendio, gli infissi, la sistemazione della parte esterna dell'edificio, quindi tinteggiature, il piazzale, il recupero di una zona verde che poi dovrà essere destinata anche all'utilizzo della scuola dell'infanzia, e un servizio che praticamente un locale che permetterà alle famiglie del territorio di avere dei locali dove potersi incontrare, quindi socializzare. Quindi un locale importante che da tanti anni si attendeva, soprattutto nella riconversione di questo edificio. È un lavoro impegnativo che sicuramente ci vedrà impegnati in tutto il 2024. Questi fondi devono essere spesi e conclusi i lavori entro giugno 2025 per poi terminare la rendicontazione entro dicembre 2026, che questo è l'obiettivo, come dire, no, del PNRR. I lavori stanno partendo, sono partiti e stanno procedendo bene, quindi l'auspicio è che non ci siano intoppi. Ovviamente quando si parla di un lavoro pubblico l'esperienza mi insegna a non dare una scadenza, però speriamo, come dire, di poter concludere i lavori il prima possibile, anche perché nel frattempo abbiamo spostato l'asilo nido e la scuola dell'infanzia nella frazione di San Michele, quindi abbiamo sacrificato altre realtà presenti sul territorio, e quindi speriamo quanto prima di terminare questi lavori per riportare, diciamo, no, in funzione gli spazi così come pensati.
Sindaco, stanno iniziando ad arrivare dei messaggi, tra poco inizierò a leggerli. Le volevo parlare di un altro progetto molto importante a cui tenete particolarmente, che è quello del Dopo di Noi. Sì, anche qui una progettualità legata al PNRR che vede il coinvolgimento dell'ambito sociale, perché sono risorse, diciamo, le risorse sociali del PNRR sono passate tramite gli ambiti sociali. Nel nostro ambito la misura legata al Dopo di Noi è stata finanziata in due comuni, Mondavio e Terre Roveresche. Nel nostro caso abbiamo portato avanti una progettualità a tre mani, diciamo comune, ambito sociale e fondazione, che ci tengo in modo particolare per ringraziare la Fondazione di Comunità Fano Cesano Flaminia, che ha fatto un'operazione molto significativa, perché l'edificio che a noi mancava sulla frazione di San Michele è stato acquistato, questo appartamento, dalla Fondazione di Comunità con le risorse del PNRR. Nel corso di quest'anno partiranno i lavori, dovranno indicativamente concludersi massimo entro i primi mesi del prossimo anno. Verranno queste risorse utilizzate per adeguare l'appartamento ovviamente alla vita, è un progetto di vita indipendente di persone, diciamo ragazzi, soggetti disabili, quindi con tutto quello che sarà necessario da un punto di vista tecnologico, impiantistico, legato alla domotica. E già diciamo, sono partiti in questi giorni, proprio la scorsa settimana a Mondavio c'è stato un tavolo tra alcuni soggetti, che poi vedrà anche il coinvolgimento, diciamo, dei familiari di questi ragazzi che hanno aderito a questa progettualità, proprio per iniziare a sperimentare dal 2025 questi progetti di vita e queste esperienze, diciamo, no, di vita indipendente. Un bel progetto. Buonasera, le chiedo, non volevo sapere quando avverrà l'attivazione della fibra nel comune di Mondavio. Grazie, Elisa. La fibra è già operativa perché i lavori si sono conclusi nel mese di dicembre. Ovviamente il progetto di Open Fiber sulle nostre zone, che sono zone bianche, ha riguardato come dire, la realizzazione dell'impiantistica via cavo, principalmente non in tutto il comune, le zone diciamo più di campagna purtroppo sono fuori, ma Mondavio, le zone industriali del Pianaccio, di San Filippo e la frazione di San Michele e di San Filippo sono già, diciamo, collegabili. Il resto avverrà invece tramite collegamenti che si chiamano FVA, tramite antenna, che diciamo invece richiedono ancora un tempo di attivazione che, diciamo, nel corso di quest'anno dovrebbe realizzarsi. Andiamo avanti con delle immagini che riguardano le mura storiche, perché insomma anche in questo caso si tratta di risorse importanti e di un intervento importante. Sì, diciamo che noi abbiamo due borghi e le immagini che stiamo vedendo sono riferite al borgo di Mondavio. L'intervento che si sta vedendo in questo momento è un intervento da 18.000 euro che abbiamo realizzato in autonomia. Avevamo un pericolo, diciamo, di crollo di una parte di mura, quindi siamo intervenuti autonomamente. Però è da tempo che stiamo cercando risorse su questa necessità. Abbiamo già realizzato un primo intervento sul centro storico di Mondavio per un importo di 100.000 euro qualche anno fa. Ora abbiamo partecipato, qui sono le immagini invece che riguardano sempre il borgo di Mondavio, abbiamo partecipato a luglio a questo bando della Regione Marche e siamo stati contenti perché comunque ci è stato finanziato, ci siamo classificati primi in questa graduatoria regionale, 12 comuni della regione hanno intercettato questi fondi. Il nostro progetto, sindaco, i borghi storici, esatto, e le bandiere arancioni. Infatti, esatto, noi abbiamo partecipato, avendo sia Mondavio che Sant'Andrea, abbiamo fatto la scelta di partecipare col capoluogo proprio perché il bando della regione dava una premialità ai comuni bandiera arancione e borghi più belli d'Italia. Quindi noi abbiamo preso un contributo, un progetto complessivo da 200.000 euro, 158.000 contributo regionale, il resto è un nostro cofinanziamento e contiamo, ecco, dalla primavera all'estate di far partire i lavori. Intervenite anche sulle armi storiche? Sì, diciamo che da un punto di vista turistico nel 2009, quando fu fatta, diciamo, questa significativa ristrutturazione della rocca, fu allestito qui nel fossato della rocca questo museo a cielo aperto di riproduzione di armi storiche. Negli ultimi anni abbiamo avuto problematiche con alcune di queste armi perché poi, stando fuori, diciamo, no, tutte le intemperie si sono danneggiate e la spesa è notevolmente aumentata, perché se contiamo che furono realizzate con un investimento di 20.000 euro, oggi siamo nel doverle rifare tutte a preventivi che superano i 60.000 euro. Noi siamo partiti ad oggi abbiamo impegnato risorse per le prime tre, diciamo, più ammalorate.
e già abbiamo speso una quarantina di mila euro. Quindi un'arma è stata già riposizionata, una è stata smantellata, quindi nel fossato non c'è più e dentro la primavera dovrebbe essere, come dire, ripristinata, e poi è stata, diciamo, successivamente impegnate le risorse anche per il rifacimento di un'altra, si chiama il trabucco a martello, che verrà smontata nei prossimi mesi e dentro l'anno realizzata, anche perché poi sono lavori complessi, lavori di tipo artigianale, e molto impegnativi anche nelle tempistiche. Però, e ci sono artigiani del territorio che possono... Sì, la ditta, siamo riusciti a trovare una ditta di Mondolfo, e quindi sono tre artigiani, e quindi è un lavoro anche molto impegnativo, perché poi le armi, come dire, sono significative, verranno rifatte in legno, in questo caso sarà legno di castagno e non più di pino come era in passato. Sul Teatro Apollo sono previsti interventi? Sì, noi abbiamo un piccolo gioiello sul nostro territorio comunale, uno dei più piccoli teatri della regione Marche, e abbiamo già fatto interventi in passato. In modo particolare quest'anno abbiamo necessità, abbiamo stanziato risorse per due progetti. Un primo progetto da 60-70 mila euro che riguarda proprio, diciamo, come dire, alcuni lavori legati alle normative antincendio, avendo ottenuto dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal Comando regionale, una deroga ai fini dell'agibilità per avere complessivamente 80 posti, cosa che ad oggi invece siamo sui 50-56 posti. E quindi questo lavoro è già stato appaltato a dicembre, quindi avrà avvio da qui alle prossime settimane. Un altro intervento invece, da un importo complessivo di 95.000 euro, è stato oggetto di un contributo di 70.000 euro del GAL, che riguarderà, diciamo, la sistemazione di una parete iniziale, la messa in sicurezza del controsoffitto che allora, come dire, era stato realizzato in questa tecnica che si chiamava Camorcanna, e poi c'è anche un piccolo intervento di abbattimento delle barriere architettoniche che permetterà anche a soggetti, diciamo, disabili di poter accedere ai piani superiori del teatro. E il tutto entro quando? Nell'anno. Concludersi sempre nell'anno, perché 2024. Poi sono fondi che dobbiamo rendicontare, quindi un bel lavoro, un bel impegno per gli uffici. Parlava prima di norme antincendio legate al teatro, questo riguarda anche la palestra San Michele? Sì, diciamo che noi in queste annualità abbiamo dato priorità alla messa in sicurezza, diciamo, dei principali edifici che vengono poi utilizzati sia a fini culturali ma anche a fini sportivi. Nella passata amministrazione abbiamo preso un contributo significativo, un progetto da 160.000 euro per la palestra di Mondavio. Quest'anno abbiamo partecipato, l'anno scorso, a un bando regionale per l'adeguamento degli impianti sportivi. Abbiamo presentato un progetto da 150.000 euro per la palestra di San Michele. Anche qui ci è arrivata comunicazione del contributo della Regione a dicembre, quindi abbiamo avuto un contributo da 100.000 euro che cofinanzieremo con risorse proprie per 50.000 euro. Anche qui faremo un doppio intervento, uno legato, diciamo, sempre all'antincendio, e l'altro invece, diciamo, ha delle prescrizioni CONI legate all'abbattimento anche qui delle barriere per sportivi disabili e anche sì, legate agli spogliatoi, ma ad esempio anche alle nuove norme CONI che, diciamo, richiedono ai fini dell'utilizzo di impianti sportivi per la pratica di competizioni legate alle federazioni, l'adeguamento ad esempio al doppio spogliatoio per l'arbitro, perché oggi, no, ci sono anche arbitri donna, e quindi c'è un adeguamento complessivo dell'impianto a 360 gradi, di questi siamo contenti. E in questo caso invece i lavori quando termineranno? Questi, la Regione in questo momento ci ha dato sempre la tempistica del dicembre 2024, per cui noi stiamo perfezionando in questo. Tutto, quindi un anno questa... veramente esplosivo, allora, che è frutto del lavoro però dell'ultimo anno e mezzo. E immagino, insomma, tanto lavoro da fare per lei e per gli uffici. E tra poco andiamo avanti con i messaggi, dovremmo avere però una telefonata pronta per lei. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera, io chiamo da San Lorenzo in Campo. Allora, il sindaco di Mondavio prospetto questo problema. Come lo pensava, Valle del Cesano, da Pergolo, Mondolfo in modo particolare, diciamo fino a Ponterio, soffre di una grave crisi occupazionale. I giovani vanno via, i centri storici, e Mondavio, come Mondavio Castello, è anche tra questi, dove i negozi chiudono, dove non c'è più la speranza di una vita buona in futuro. Quindi chiedo anche a quale tipo di iniziative l'amministrazione comunale di Mondavio ha preso e sta prendendo per fronteggiare questa emergenza e in questo modo dare anche un futuro alle generazioni future e alla nostra valle. Grazie, buonasera. Grazie a lei.
Buona serata, non ho capito il nome, però lo ringrazio per la domanda. Non è una domanda semplice, richiederebbe tantissimo tempo, anche perché diciamo che sono tematiche che spesso e volentieri dovrebbero essere trattate anche in maniera trasversale da più amministrazioni comunali. Sì. Sicuramente il turismo rappresenta non solo una vocazione per il nostro centro storico, ma per tanti borghi che accompagnano la vallata. Quindi noi nel nostro piccolo, assieme ad altri comuni della vallata, stiamo realizzando un percorso bike, sempre grazie ai contributi del GAL, per diciamo, come dire, no, rafforzare una linea di potenziale sviluppo dei nostri territori. Sicuramente il tema degli insediamenti produttivi è molto legato alla tematica della viabilità. Quindi noi, insieme diciamo, agli altri colleghi della Val Cesano, abbiamo anche posto alcune tematiche legate alla viabilità della Val Cesano alla regione, ma anche in chiave di sviluppo turistico, perché in questo momento so che partirà a breve un primo tratto di ciclovia della Val Cesano che riguarderà, però credo solo esclusivamente per le poche risorse stanziate ad oggi dalla regione, che riguarderà solo il tratto diciamo di Mondolfo. Per quanto riguarda, quindi speriamo, come dire, no, che la regione, faremo forza su questo affinché quante più risorse possano essere messe anche nella nostra arteria in termini di sviluppo delle ciclovie. In tema di piccoli centri, un tema che stiamo avvertendo noi, ma come tutti i comuni, sono quelli legati diciamo, un po' allo spopolamento delle piccole realtà commerciali, che spesso e volentieri rappresentano anche un servizio di vicinato, soprattutto verso le persone più anziane. Però noi abbiamo recentemente, anche l'anno scorso, ormai un anno e mezzo fa, approvato un regolamento che dava degli incentivi, ed è tuttora in vigore, che dà degli incentivi a quelle attività, a quei soggetti che vogliono aprire un'attività commerciale sul nostro territorio. Abbiamo previsto dei contributi economici, 2.000 euro per 2 anni, quindi un aiuto di 4.000 euro e uno sgravio dei principali tributi comunali sempre per la durata di 2 anni, no? Dall'imposta di pubblicità, dalla tassa rifiuti. Poi sappiamo benissimo che in realtà non sono queste i problemi di tassazione che vivono le realtà che aprono attività commerciale, no? Sono più legate all'INPS, agli studi di settore e quant'altro. E so che qui, diciamo, come dire, l'ANCI, ma come le associazioni di categoria, fanno una battaglia affinché sia stabilita una tassazione diversa a livello nazionale. Quello che possiamo far noi, quando è stato possibile, con gli strumenti regolatori da un punto di vista urbanistico, abbiamo cercato di favorire un insediamento produttivo, soprattutto dopo la nautica che aveva abbandonato un po' i nostri territori, e questo è stato possibile perché noi abbiamo avuto un'azienda significativa del territorio che da pochi anni, come dire, no, ha avuto il piacere di inaugurare lo stabilimento nella passata amministrazione. Poi sappiamo che i grandi insediamenti produttivi oggi è difficile, diciamo, portarli sul nostro territorio. Quello che si può fare da un punto di vista sociale invece è il rafforzamento, un po' la difesa dei servizi, perché poi le famiglie hanno bisogno non tanto, cioè sì, è vero che ci si sposta dove si trova lavoro, ma si fa anche la scelta di rimanere sul proprio territorio e di spostarsi, no, per motivi di lavoro, ma se sul territorio ci sono servizi. Noi nella passata amministrazione abbiamo avviato, fortunatamente era stato realizzato dall'amministrazione precedente, ma l'asilo nido, c'è una difesa di tutti quelli che sono i servizi sociali a partire dalla scuola. Esatto, quindi scuole, sì. Cioè, fondamentalmente diciamo questo è quello che si cerca comunque, no, di fare sul territorio con difficoltà, perché poi il tema di natalità è un tema che sta arrivando e sta colpendo il nostro territorio come tutti i territori vicini, perché sono tematiche con cui noi sindaci ci confrontiamo quotidianamente ed è difficile, come dire, no, avere una soluzione immediata. Sindaco, andiamo un attimo in pubblicità e poi vi leggo un messaggio che arriva da San Michele al Fiume. Perfetto. A tra poco.
Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Mondavio Mirko Zenobili. Anticipavo di un messaggio. Salve sindaco, a San Michele al Fiume è sempre più in voga il parcheggio selvaggio lungo la via Mondaviese che i vigili, dice il telespettatore, anche se chiamati sembrano assecondare. Cosa ne pensa? Ci sono tanti parcheggi liberi vicini ma non utilizzati. No, penso che il telespettatore ha ragione. Ha ragione perché effettivamente poi io vivo lì vicino, quindi non posso dire di non vederlo. Noi abbiamo questo problema, cioè abbiamo i principali centri attraversati da una viabilità provinciale sulla quale, come dire, no, non si dovrebbe parcheggiare. Poi proprio nei ridossi del centro abitato, questo avviene sia lungo il viale San Francesco a Mondavio che a San Michele lungo la Mondaviese, ci sono anche alcune attività, quindi è vero che in passato c'è, come dire, stato un po' il freno, no, nell'essere troppo rigidi anche da parte dei vigili proprio per non penalizzare anche quelle poche attività, no, mi ricollego alla domanda di prima, però è anche vero che poi questo atteggiamento scorretto stiamo verificando che ce l'hanno i residenti che per comodità non accedono, diciamo, ai passi, non lasciano la macchina nei passi e la lasciano lungo queste arterie che è vero che sono nei centri abitati ma sono viabilità provinciali, quindi sulla via provinciale Mondaviese nel centro abitato di San Michele ripristineremo la segnaletica, perché poi diversi anni fa nel rifacimento di un marciapiede era stata anche, diciamo, tolti i divieti, e quindi nei prossimi mesi verranno ripristinati con un avviso che faremo prima un attimo poi ai residenti per rieducare, come dire, no, alla correttezza, perché poi tutti corriamo, tutti vogliamo parcheggiare vicino a casa e quant'altro, però è anche vero che poi c'è, come dire, da parte del comune va garantita l'incolumità anche di chi attraversa e percorre una strada ed è una strada provinciale. A proposito di polizia locale, prosegue questa convenzione, questa collaborazione con gli altri comuni? Sì, noi abbiamo istituito ormai da diversi anni l'associazione Media Valcesano di Vigili. Diciamo, Mondavio da 20 anni ha una collaborazione, un'associazione con il comune di Monteporzio. Da oramai 3-4 anni si è giunto in convenzione anche il comune di San Lorenzo e dal 1 gennaio 2023 si è giunto il comune di San Costanzo, quindi è stato un anno, come dire, no, il 2023 di rodaggio a 4 comuni in cui abbiamo avuto poi anche diverse vicissitudini perché abbiamo fatto difficoltà a reperire alcune unità di personale. Oramai siamo tornati, diciamo, in pianta organica piena, a nove vigili, e vediamo che i risultati si stanno anche vedendo, perché proprio recentemente abbiamo fatto a gennaio una riunione con i 4 sindaci e il comandante dell'associazione, c'è stata rilasciata anche una relazione, diciamo, di tutti i servizi, i numeri iniziano ad essere molto molto significativi, quindi noi riusciamo, come dire, essendo, nonostante siamo delle piccole realtà, a garantire la presenza di vigili anche nella fascia pomeridiana, molti festivi, perché abbiamo visto proprio l'altro giorno il comandante mi rappresentava che da qui alla fine dell'estate i weekend dove non sono presenti i vigili saranno quasi zero, e quindi no, siamo, come dire, abbastanza soddisfatti. Poi l'associazione ci ha permesso anche di partecipare all'ultimo bando della regione per l'acquisto di alcune attrezzature, quindi stiamo anche dotando il corpo della polizia locale di strumenti anche tecnologici, questo in chiave, come dire, no, preventiva. Diciamo, non, il cittadino la percepisce sempre in una chiave, diciamo, repressiva, però poi è vero che chi prende una multa si lamenta, ma è anche vero che tanta gente chiama in comune per segnalare che in quel tratto di strada, no, ci sono automobilisti che viaggiano ad alta velocità. E comunque, come ripetevo prima, abbiamo viabilità importanti all'interno dei centri abitati, se penso a San Michele e a San Filippo, comunque abbiamo la statale, la 424, che attraversa i centri abitati, Mondavio ha, come dire, non una viabilità provinciale importante. Quindi, diciamo, anche le nuove telecamere aiuteranno. Sì, noi ci colleghiamo, diciamo, no, a quest'altra progettualità tra i tanti progetti e contributi che abbiamo ottenuto nel corso del 2023, c'è anche questo sistema di targa system. Abbiamo partecipato, era la terza volta che partecipavamo a questo bando del Ministero dell'Interno, abbiamo presentato un progetto complessivo da 68.000 euro con un contributo di 48.000 euro da parte del Ministero, anche qui c'è un cofinanziamento nostro di 20.000 euro e lo abbiamo fatto un po' ad incastro, diciamo, pensando al comune di Terre Roveresche. Noi metteremo 3 tutor, diciamo, non sono tutor, 3, diciamo, punti di targa system, 2 lungo la 424, in realtà 1
No, sono tre lungo la 424, perché uno è al confine con, sulla strada provinciale con Corinaldo, quindi due sono lungo la 424, uno in località Pianaccio e uno in località San Filippo al confine con Monte Porzio. Su Mondavio non c'è stata, diciamo, la necessità, perché comunque esiste già un sistema targa system del comune di Terre Roveresche. Ci rimane attualmente un pochino scoperta da questo punto di vista la realtà di Frate Rosa, di Sant'Andrea, che poi è collegato con Frate Rosa, ma sarà oggetto di un successivo, diciamo, intervento. E questo intervento è già stato appaltato, entro l'estate, più o meno giugno, mi dice il comandante, dovrebbe realizzarsi. E anche qui, diciamo, non è in chiave, diciamo, punitiva, perché poi di fatto il targa system non è controllo della velocità, potrebbe essere controllo, diciamo, delle revisioni, ma soprattutto è in funzione di un controllo del territorio, anche a seguito di una stagione che stiamo vivendo anche sui nostri territori, sempre più frequenti di furti nelle abitazioni. Questo sistema non è la risoluzione a tutti i mali, però è un sistema significativo su cui anche la prefettura sta spingendo molto i comuni anche di mettere in rete questi sistemi, e questo sistema, come dire, sempre più, quest'anno lo abbiamo preso noi, anni fa l'ha realizzato il comune di San Costanzo, quindi quanto più si propaga nell'utilizzo da parte dei comuni diventa poi uno strumento efficace, diciamo, anche nella lotta, diciamo, no, ai furti nelle abitazioni. Assolutamente sì. Ovviamente. Rimaniamo in strada, sindaco. Sì. Efficientamento energetico e asfalti. Allora, dal punto di vista dell'efficientamento energetico, noi come comune abbiamo avuto, come tutti, il problema negli anni passati con l'aumento delle bollette, che veramente ha portato nel 2021, se non sbaglio, a un aumento della spesa in termini di spesa energetica e gas di 180.000 euro. Che veramente in un anno era stata veramente una spesa esorbitante. Da lì ci siamo dati la priorità di spingere sul tema dell'efficientamento energetico. Ad oggi abbiamo investito, in parte realizzato, in parte no, 380.000 euro sulla pubblica illuminazione. Faremo così anche quest'anno, abbiamo già dal PNRR altri 50.000 euro di contributo. I primi interventi sono stati realizzati, uno nella frazione di San Filippo per 80.000 euro, qui vediamo le foto, e un altro si è concluso nel mese di gennaio nella frazione di Sant'Andrea al Pianaccio. Poi a dicembre abbiamo, come dire, approvato un primo stralcio nella frazione di San Michele, che riguarda un importo da 100.000 euro. Qui siamo nelle foto, vediamo il borgo di Sant'Andrea, e un altro intervento invece nel centro storico a Mondavio di 50.000 euro, che sicuramente avrà un secondo stralcio con l'annualità 2024 di 50.000 euro PNRR. L'obiettivo è quello di chiudere il mandato amministrativo entro il 2026 con un efficientamento energetico di tutto il comparto della pubblica illuminazione. Quindi dovremmo arrivare ai 600.000 euro, indicativamente questa è la stima. Questa è una cartina che riguarda il borgo di Mondavio con tutti i punti di illuminazione. Questo partirà a breve perché l'appalto è stato fatto a settembre e la fornitura, diciamo, di tutto il materiale è arrivata, diciamo, a dicembre. Quindi la ditta adesso sta programmando l'intervento, e quindi è un intervento che spero di concludere, come dire, no, nella primavera. E questo sul tema dell'efficientamento energetico, che non è solo pubblica illuminazione, ma sono anche le scuole, perché noi abbiamo caldaie, certo, diciamo, no? Quest'anno faremo la caldaia nuova nel plesso di San Michele, alcuni anni fa l'abbiamo fatto nella primaria e nel municipio, quindi, diciamo, l'efficientamento energetico, poi ovviamente la pubblica illuminazione è una fetta molto significativa, ma anche gli impianti, diciamo, le scuole lo sono altrettanto. Sul tema della viabilità delle strade, anche qui si è cercato di investire il più possibile in questi anni. Sappiamo che non è mai sufficiente, perché comunque noi abbiamo 90 km di viabilità comunale, tra viabilità, come dire, lasciata a ghiaia e, diciamo, i centri abitati asfaltati. Abbiamo cercato in questi anni di riprendere molta viabilità secondaria. Sul capoluogo siamo stati fortunati, perché l'intervento significativo che si è concluso l'anno scorso da parte del gestore Marche Multiservizi sul collegamento del depuratore Dorciano di tutto il capoluogo ci ha permesso di inserire il rifacimento di tanti tratti stradali che sono stati oggetto di intervento. Quest'anno realizzeremo sicuramente un primo stralcio da 150.000 euro,
che è già stato, come dire, approvato il progetto a dicembre e riguarderà diciamo, la frazione di Sant'Andrea, via Runchi, San Michele, via Papa Giovanni, che sono strade abbastanza significative, abitate o trafficate, e anche, diciamo, strade abbastanza ampie e lunghe. E poi faremo un intervento nella frazione di San Filippo sulla zona sportiva, che ha un camminamento, diciamo, danneggiato. Poi, diciamo, contiamo di stanziare più o meno, se non sono 150, poco meno, nella frazione di, diciamo, con l'avanzo di amministrazione per il nuovo piano asfalti, su cui adesso non ho, diciamo, l'indicazione delle vie, anche perché si aprirebbe, diciamo, no, la mia, la tua. E però riprenderemo, come abbiamo fatto gli ultimi anni, perché questi ultimi interventi sono più nei centri abitati, riprenderemo invece alcuni tratti di strade che sono state depolverizzate, diciamo, negli anni, che oggi necessitano di un ripristino. Quindi torneremo alle strade, diciamo, più periferiche, diciamo, del borgo. Investimenti anche per la pavimentazione del centro storico? Sì, abbiamo preso due contributi GAL, uno realizzato già lo scorso anno nel borgo di Mondavio e quest'altro è sempre, anche qui c'era una premialità legata ai borghi e alle bandiere arancioni. Quelle che stiamo vedendo sono i lavori in corso che sono iniziati l'anno scorso e che termineranno indicativamente per la primavera. Qui vediamo l'architetto del comune e il progettista. Sono lavori che riguardano via Vallicella, una, diciamo, siamo in una zona molto centrale del borgo che però non aveva mai avuto la pavimentazione, era l'unico tratto, diciamo, diciamo, del borgo non con i sanpietrini. Quindi qui è un intervento da 180.000 euro, anche qui c'è un contributo del GAL al 70%. Sindaco, abbiamo pochi minuti, siccome vorrei parlare con lei anche di eventi, le chiedo brevemente due progetti, quello che riguarda la biblioteca comunale e poi anche la digitalizzazione, anche in questo caso grazie al PNRR. Sulla biblioteca comunale abbiamo preso due contributi, uno piccolo, 3.500 euro da parte della Regione, un altro invece da un bando ministeriale, il Dipartimento per la Famiglia, di 14.000 euro, a cui dovremo cofinanziare con 7.000 euro. E queste risorse verranno impiegate nel corso dell'anno per potenziare, diciamo, da una parte, queste sono misure, questo è il bando del Ministero, che deve intercettare la popolazione 7-14 anni, quindi una fascia preadolescenziale. E quindi potenzieremo gli spazi di studio individuale, poi realizzeremo tante iniziative e animazioni che riguardano questa fascia, principalmente devono riguardare questa fascia d'età. Sulla digitalizzazione abbiamo preso dal PNRR 220.000 euro, l'ultimo bando è quello legato al cloud per un importo di 78.000 euro, anche qui ringrazio il lavoro dell'ufficio e del dipendente, che devo dire non è facile ai nostri piccoli comuni avere anche personalità attente, sensibili ad aspetti legati all'informatica, alla digitalizzazione. E in questo caso sono servizi che i cittadini notano meno, ma noi grazie a queste risorse porteremo la gestione di tante pratiche in cloud, abbiamo realizzato un nuovo sito, abbiamo, come dire, passato al pagamento digitale tanti servizi comunali, a partire dalla mensa, dal trasporto, dalle lampade votive, quindi tutto si sta spostando, come dire, anche per favorire con nuovi strumenti la possibilità di agevolare nell'adempimento dei pagamenti ai cittadini. E sono risorse molto significative. Speriamo di avere degli avanzi che possano, come dire, anche permettere di digitalizzare ad esempio la sala consigliare come altri servizi comunali. Avrei tante altre domande da farle inerenti ai lavori pubblici, però purtroppo dobbiamo andare avanti. Parliamo di eventi. Iniziamo dal Carnevale. Anche ieri, comunque, una giornata baciata dal sole ha sicuramente aiutato tante le persone, nuovi carri, mascherate, quindi divertimento, allegria ma anche tradizione. Sì, noi, faccio una piccola premessa, diciamo, l'anno è partito subito con due manifestazioni molto importanti. Abbiamo avuto a gennaio la festa del Nino, che è ripartita, diciamo, no, nel vecchio format, un grande lavoro dei volontari, e poi nella domenica di ieri abbiamo avuto, diciamo, la manifestazione del Carnevale, che è una tradizione anche qui, 20 anni, nella frazione di San Michele. Io ci tengo a ringraziare veramente tutti i cittadini, tutti coloro che si impegnano nel volontariato. Noi siamo un comune di 3.700 abitanti, lo abbiamo sempre ripetuto, ma come dire, va ripetuto ancora una volta. Tutti coloro che decidono di impegnare il proprio tempo libero dopo cena per fare un carro, per allestire uno stand, per come dire, impegnarsi per la collettività, anche questo è un po' il senso e l'attaccamento del vivere
in una piccola realtà, certo. In una piccola comunità, perché poi questo fa la differenza. Ieri una bellissima giornata, tanta partecipazione, con un pranzo sociale che è partito in palestra con 500 partecipanti, 9 carri, anche qui faccio un complimento a tutti i ragazzi, che veramente c'è un'associazione giovane nella frazione di San Michele che sta portando avanti le principali, come dire, no, manifestazioni della frazione, e che veramente poi sa animare anche le persone più grandi, tanti volontari che si sono impegnati anche ieri in cucina e tanta gente, perché poi di 9 carri diversi provenivano da altri comuni, da Ciano Terre Roveresche, altri anche da Brugnetto di Senigallia e quindi da Casine, quindi... E poi devo dire che è una manifestazione che ha retto, ha tenuto, e con tanta partecipazione anche di cittadini dai comuni limitrofi. Qual è invece la vostra settimana dedicata alla capitale italiana della cultura? Noi avremo l'ultima settimana di maggio, dal 20 al 26, qui ci tengo a ringraziare il lavoro dell'assessore, che l'anno scorso è stato veramente molto, molto impegnativo. Ieri è stata a Milano, io ero al Carnevale, ma lì c'era, diciamo, Milano a ritirare la bandiera arancione, no? Per i prossimi 3 anni. E noi avremo questa settimana, stiamo ancora definendo con l'organizzazione la parte legata al budget agli eventi, però cercheremo di creare 2 principali eventi, uno nel borgo di Mondavi, uno nel borgo di Sant'Andrea, quindi tendenzialmente nel fine settimana. Poi allestiremo una mostra a cielo aperto in alcune vie del borgo con l'associazione Pro Art di Piagge, coinvolgeremo le scuole in questa mostra artistica, e poi avremo nel corso della settimana una compagnia di Torino che realizzerà dei laboratori di danza che poi avranno la conclusione nella serata mondaviese. Chiudiamo con le rievocazioni storiche, perché anche questa mattina mi dicevano: ma la caccia al cinghiale, l'incendio della Rocca, insomma, si ritorneranno? Allora, intanto tutti gli eventi, anche qui veramente un plauso anche all'associazione Proloco di Mondavio, perché per 61 anni ha portato avanti la principale manifestazione che ha connotato dal punto di vista anche della promozione turistica del nostro borgo. L'auspicio è questo, lavoreremo per questo, noi staremo sicuramente in quello che possiamo dal punto di vista logistico ed economico in aiuto all'associazione. E diciamo che l'anno scorso è vero che l'associazione non è riuscita a mettere in piedi questa manifestazione anche per alcune difficoltà, ma poi è stato riproposto un evento importantissimo, cioè non, l'associazione non è stata ferma, poi diciamo alla fine di ottobre si è riproposto il Samhain, il Capodanno Celtico, che era stato diciamo, no, una seconda edizione dopo il Covid di una manifestazione che per noi è stata molto importante anche per, come dire, creare e avere eventi in un periodo, come dire, tra virgolette, no, più meno attivo dell'anno, no, il periodo, diciamo, autunnale e invernale. Quindi sicuramente i prossimi mesi avremo un confronto con l'associazione, che ha tutta, credo, l'intenzione di voler, come dire, riproporre il loro evento principale. Io un appello, che e qui guardo la telecamera, che sento di fare a tutti i cittadini, perché poi queste manifestazioni non è che le faccio io o le fa, diciamo, il presidente di turno della Proloco, ma le fanno i tanti volontari, perché la rievocazione storica è la principale manifestazione non solo dal punto di vista diciamo economico nell'organizzazione, ma stiamo parlando di una festa che si svolge in un periodo, come dire, estivo, durante le ferie, quindi c'è secondo me la necessità di veramente di ristimolare un po' un orgoglio, una volontà di rimpegnarsi tutti in una festa tanto bella ma anche tanto impegnativa, e queste manifestazioni si fanno solo se c'è il volontariato. Poi è dopo fondamentale, certo. Tutto il resto secondo me si aggiusta, però serve veramente ritrovare l'impegno di tanti. Sindaco, siccome mi stanno richiedendo informazioni sulla fibra, vi consiglio, perché siamo al termine della puntata purtroppo, di riguardare questa diretta sia sulle nostre pagine social oppure questa sera su Fano TV dopo il telegiornale. Manderemo in onda uno speciale e poi di nuovo in replica. Se vuoi ti do una battuta. Il sindaco, sì. Diciamo, la copertura del servizio il cittadino la deve verificare sul sito Open Fiber. Quindi va sul sito Open Fiber, mette il comune, la residenza e verifica se ha la copertura del servizio. Se è così bravo mi può anche dire come aumenterà la mensa scolastica, che
perché l'altro non messaggio aumenterà è arrivato poco la mensa scolastica. Ecco, quindi, forse... Okay. No, noi abbiamo approvato il bilancio a dicembre, quindi le tariffe dei servizi sono rimaste tutte quelle. Abbiamo fatto un piccolo ritocco legato al nido, ma proprio di 10 euro. Quindi mensa e trasporto rimangono. Sindaco, grazie per essere stato con noi e anche un ringraziamento a tutti i telespettatori. L'attendiamo nuovamente negli studi di Fano TV. Grazie dell'invito, buona serata a tutti. Un ringraziamento anche a Riccardo Sora e Cristiana Guerra in regia e noi ci rivediamo più tardi.